Signori, buonasera, ragazzi, colleghi, benvenuti alla seconda edizione, alla seconda puntata di questo ciclo di seminari Ordine, Caos, Complessità e Sistemica. Oggi gli informatici ci daranno il loro punto di vista, la loro prospettiva su questi argomenti che abbiamo iniziato già ad affrontare con il professore Spagnolo e il professore Mantegna lo scorso giovedì. Non perdiamo altri minuti preziosi, penso che sia già il caso di introdurre il relatore. Pertanto passo la parola a colui che sarà il chairman per questa giornata, il collega Zichichi. Buonasera, intanto vi ringrazio per essere qui. Iniziamo subito a introdurre il concetto di complessità in informatica. Appunto, la discussione sarà divisa in due momenti. La trattazione del concetto di complessità inizialmente sarà teorica, infatti partiremo dal concetto di computabilità, quindi della macchina di Turing, concetto sul quale si appoggia appunto la complessità, e poi vedremo le diverse organizzazioni che questo concetto ha in informatica, appunto la complessità computazionale, la complessità descrittiva e la complessità di Kolmogorov. In un secondo momento passeremo a un'applicazione pratica, appunto gli automi cellulari. Nella teoria dei sistemi dinamici, un automa è un sistema dinamico discreto. La classe dei sistemi degli automi cellulari, appunto, ci servirà per collegarci ai sistemi complessi trattati in matematica e in fisica. L'esempio più famoso è senz'altro il gioco della vita di Conway. Vedremo sia le regole che la filosofia che si c'era dietro. Detto questo, passo direttamente la parola al professore Settimo Termini con l'intervento dal titolo Complessità e calcolabilità e lo strano miracolo di cui parlava Gödel. Si sente? Bene. Allora, grazie agli studenti per l'invito, ma soprattutto per questa bella idea che hanno avuto. Io penso che sia molto importante che l'università ritorni ad essere, anche se ci sono stati molti tentativi negli ultimi 10-15 anni di stravolgere il ruolo che in passato ha avuto, ritorni nella quell'università che nella concezione di Humboldt era il luogo dove la didattica è strettamente legata alla ricerca. E in questo contesto ritengo che voi studenti dobbiate interagire molto di più, spingendo anche noi, diciamo, un pochino a comunicarvi più cose di quelle che magari riusciamo a fare, non per cattiveria, non per pigrizia, ma proprio perché manca un'interazione forte. Allora, oggi è questa giornata dedicata alla complessità come vista un po' dagli informatici. Nell'idea che era stata preannunciata che fossero presenti anche studenti di liceo, come vedrete, diciamo, la presentazione sarà estremamente elementare e mi dispiace perché vedo che ci sono stati anche alcuni studenti che hanno seguito il corso, per cui sarà una mezz'ora di noia sentendo cose, diciamo, già sapute, ripetute e a un livello ancora più elementare. Vale la pena però sempre, io ritengo, tornare alla parte concettuale. La scienza è data anche da sviluppo di tecniche estremamente sofisticate, ma queste sono innovative, utili, altro se non diventano puro sviluppo tecnico, ma si ricollegano a una serie di idee base sulle quali dobbiamo sempre ritornare. Da questo punto di vista la nozione di calcolabilità si presta molto bene. Che
per illustrare questo aspetto. Ma vedo che è arrivato il prorettore e quindi, visto che non avevamo ancora iniziato, gli cedo la parola, anche perché un'altra cosa che avrei voluto dire era che la presenza delle istituzioni, eccetera, è molto importante in queste iniziative che è così particolare, proprio che parte dagli studenti. E da questo punto di vista penso che proprio la presenza del prorettore alla ricerca vada nella linea di quello che abbiamo detto, di una forte interazione fra didattica e ricerca. Assolutamente sì. Scusate il fiatone perché generalmente non arrivo in ritardo in occasione di questo genere. Oggi mi è capitato. Bene. No, perché io mi irrito quando gli altri arrivano in ritardo, quindi immagino che... Cioè, quindi, vabbè, mi ci sono ritrovato. Ovviamente... È la seconda volta che nel giro di poche settimane mi ritrovo insieme a voi ad aprire, a dare i saluti del magnifico rettore, che io sono un abitante di via Chirafi come la stragrande maggioranza di voi, ma in questa veste porto i saluti del magnifico rettore. Dicevo che sono particolarmente contento di dare a voi tutti il benvenuto e il buon lavoro di questa manifestazione scientifica, che non può fare altro che ribadire, ove fosse necessario, la vivacità, l'attività frenetica scientifica di quello che è il fronte di via Archirafi, spesso vituperato. Vabbè. Per cui mi fa piacere vedere che c'è molta gioventù che abbassa la media dell'età. E io do un ottimo contributo nell'alzarlo, sono alle soglie della pensione, e quindi mi fa oltremodo piacere che questi argomenti siano sentiti anche dai giovani che si affacciano alla carriera che non è ormai, insomma, abbiamo quasi concluso. Quindi vi auguro ancora buon lavoro e ad maiora a tutti voi. Grazie. Allora, prendiamo il nostro tema. Perché questa nozione di calcolabilità è ritenuta importante ed è stata in questo secolo importante? Nel secolo passato, anzi, è iniziato, ancora mi confondo. Allora, cerchiamo di partire, di fare un passo indietro ancora. In generale, come nascono i concetti scientifici? Come fisici, matematici, però non cito gli informatici, come fisici e matematici siamo abituati a trattare con nozioni come lì ne avevo scritto qualcuno, velocità, forza, energia, area, ma queste, se ci pensiamo, sono termini del linguaggio naturale. Quindi quello che succede, che hanno fatto, diciamo, delle persone nei secoli passati che hanno dato i maggiori contributi alla scienza, sono riusciti, hanno seguito questa sorta di procedura. Prendiamo dei termini così come sono stati utilizzati nella vita di tutti i giorni, vediamo che cosa possiamo astrarre da questi concetti, delle cose che sono rilevanti per dei problemi più specifici che stiamo affrontando. E così è l'energia. Energia è un termine del linguaggio naturale, ma quando noi affrontiamo dei problemi fisici particolari, noi cerchiamo di utilizzare questo stesso concetto, ma cerchiamo in qualche modo di costringerlo, darne un significato più specifico, vedere se restringendo questo significato riusciamo anche in qualche modo poi a trovarne dei modi più formali di trattarlo. Se riusciamo a trattarlo con modi più formali, mettendo
questi sorti di costrenti, queste restrizioni, quello che riusciamo a fare è di avere degli strumenti concettuali prima, che riescono a mettere a fuoco meglio alcune domande che vogliamo fare, eventualmente in maniera quantitativa facendo anche delle misure. Ma che succede? Questi concetti sono completamente distinti dal concetto, dal significato, dall'accezione che avevano nel linguaggio naturale. Una volta che noi li facciamo diventare parte di una teoria, sì, però è bene che non ci scordiamo completamente da dove sono venuti fuori, perché questo ci può essere utile in che cosa? Ci può essere utile in momenti nei quali la teoria nella quale questo stesso concetto l'abbiamo inserito comincia a mostrare i suoi limiti. E quando è che una teoria comincia a mostrare i suoi limiti? Comincia a mostrare i suoi limiti quando si è sviluppata moltissimo. Non è che mostra i limiti perché è una cosa insufficiente. Anzi, a parte le cose che sono irrilevanti, possiamo costruire pure teorie irrilevanti, dico non, ma di una teoria non irrilevante troviamo dei limiti quando questa teoria in qualche modo ha dato tutto. E prendiamo esempi, la nozione di area, i matematici lo sanno, come facciamo a misurare? Un quadrato lo sappiamo fare, anche un rettangolo, base per altezza, figure più complicate, e vabbè, ci hanno messo i matematici un po' di tempo per trovare degli strumenti che riuscissero a trovare queste, hanno sviluppato il concetto integrale, ma questo concetto integrale, che non è altro che una nozione formalizzata, in misura. Questo, la formalizzazione è unica, e noi sappiamo che sono state man mano presentate diverse definizioni, abbiamo l'integrale di Riemann, poi ci si accorge che alcune cose con l'integrale di Riemann non riusciamo a farle, i matematici hanno pensato anche delle estensioni. Quindi noi abbiamo un'idea intuitiva, questa idea intuitiva in qualche modo la colleghiamo a che cosa? A delle cose che vediamo nel linguaggio, nella vita di tutti i giorni e quindi nell'uso di alcuni termini del linguaggio naturale. Poi abbiamo una certa teoria, poi ci accorgiamo che vorremmo fare di più e quella teoria non ce lo permette, e allora estendiamo. Volendo portare un esempio alla fisica, pensate una qualsiasi quantità in meccanica classica o meccanica relativistica. I concetti sono gli stessi, parliamo sempre di energia, momento, velocità, però che succede? La velocità, il tempo, eccetera, in relatività non sono esattamente la stessa cosa di quello che in cui venivano viste e formalizzate la meccanica classica. Un fisico, un relativista irlandese scriveva che in qualche modo i fisici e gli scienziati in genere fanno come quell'uccello che invece di covarsi le sue uova le prende e le va a mettere nel nido di un altro uccello. E dice i fisici, gli scienziati in genere fanno spesso così. Io voglio avere qualcosa di più esteso, prendo un concetto che già conoscevo da prima, lo metto in quel contesto e vedo che cosa succede. Cerco di salvare possibili contraddizioni e risolverle. Tutti questi esempi hanno a che fare, sono tutti presi da matematica e fisica, e in qualche modo c'è sempre un aggancio con che cosa? Con la natura, forza, energia, distanza, quelli matematici con la natura a livello astratto, ma va benissimo perché la matematica cerca di descrivere alcune cose a un livello più astratto. Pensando a queste nozioni di cui parlavamo dell'informatica, nozioni tipiche quali sono? Informazione, calcolabilità, complessità, le cose di cui abbiamo parlato adesso, ci potremmo aggiungere la nozione di retroazione. E se ci pensate, queste nozioni sono un po' diverse come loro natura, anche come termini, da tutte queste. Non hanno un aggancio diretto con delle questioni naturali
e non sono neanche una sorta di astrazione pura. In qualche modo sono una cosa un po' a metà, sembrano dei concetti inventati come quelli, dicevano alcuni critici una volta, come quelli della sociologia, e quindi dei termini che più o meno non hanno apparentemente il rigore a cui noi siamo abituati invece in matematica o in fisica. E però la cosa opposta da un altro punto di vista è che proprio l'informatica ha tutto un aspetto matematico, informatica teorica, che è controllato, è rivisto, verificato a livello un po' del funzionamento di macchinine che ormai, diciamo, ci seguono dovunque. Il computer ci segue dovunque, poi sotto forma ora anche, diciamo, dei telefonini intelligenti. E allora sembrerebbe questa cosa strana, sembrano concetti in qualche modo vaghi, come quelle, come dicevo prima, della sociologia, il concetto di povertà, povertà relativa. Dice, vabbè, sì, sono nozioni utili, eccetera, però non è che sono così pregnanti come la nozione di forza, di accelerazione, di integrale, di gruppo. Allora, per cercare di capire un po' di più, come guida generale, facciamo una cosa. Vediamo se qualche persona che ci ha preceduto ha fatto qualche considerazione che ci può servire. Io trovo che sono utili le considerazioni fatte da Rudolf Carnap, che non so se lo conoscono tutti voi, lo conoscete, che era un filosofo della scienza, nato in Europa, vissuto in Europa e poi, diciamo, emigrato negli Stati Uniti. E lui dice, si pone questo problema: quando uno scienziato cerca di porsi problemi di spiegazione o di esplicazione, come diceva lui, proprio volendo utilizzare un termine diverso da quello di spiegazione, per dire che ci dava un significato più specifico, e noi partiamo sempre da una situazione abbastanza confusa e imprecisa, abbiamo dei concetti confusi e imprecisi e cerchiamo di trasformarli in delle cose molto più specifiche. E più specificamente, lui dice, noi operiamo questa operazione di trasformazione dell'idea intuitiva, che potremmo chiamare l'esplicandum, quello che noi vogliamo spiegare. E questo esplicandum che cosa può essere? Può essere, come dicevo prima, un termine, un linguaggio della vita di tutti i giorni. Se sto costruendo un pezzo di scienza, di disciplina scientifica assolutamente nuova, in molti casi è anche un termine usato in discipline scientifiche a uno stadio precedente di evoluzione. L'esempio che vi portavo, passaggio dalla meccanica classica alla meccanica quantistica. Quello che io cerco di fare allora è partire da questo esplicandum, quello che vorrei spiegare, all'esplicatum. L'esplicatum che cos'è? Il concetto così come viene rappresentato e trattato in una teoria formale. Quello che abbiamo visto prima, allora, ad ogni esplicandum, che è l'idea intuitiva, noi possiamo avere, possono corrispondere diversi esplicata. L'integrale di Riemann, l'integrale di molte altre persone che hanno cercato di generalizzare questo concetto. Guardiamo un pochino, se non l'avete mai visto prima, Carnap, a sinistra è quando era in Europa giovane, a destra è quando è andato ed è rimasto negli Stati Uniti. Allora, ritorniamo ai termini che sono cruciali in informatica. E, come avevo preannunciato, fermiamoci, partiamo e ci fermeremo poi noi, verrà continuato poi dal professor Restivo e dal professor Tabacchi, alla nozione di calcolabilità. Allora, anche qua noi abbiamo un termine intuitivo. A tutti è chiaro
che cos'è calcolabile. E come lo definirei? In maniera circolare, calcolabile è quello che so calcolare. Dico, spesso molte definizioni a livello banale sono circolari. Ma che cos'è che io so calcolare? Prima degli anni 30 io non ero in grado di determinare, di definire che cosa era e che cosa non era calcolabile, prima di avere una teoria. Quello che sapevo, e questo da migliaia di anni, avevo algoritmi, l'algoritmo di Euclide e tante altre cose che conoscevo, che so che sono delle procedure meccaniche che mi permettono, dato un problema, di trovare il risultato. Ma dire in generale che cos'è calcolabile, fino agli anni 30 non si sapeva. Diciamo, tutte quelle cose che sono simili a quelle che io so fare, in che modo? Attraverso delle procedure in cui i singoli passi sono stabiliti in maniera molto precisa e io li posso eseguire e sono sicuro che se eseguo correttamente le regole non faccio errori e arrivo al risultato. Allora, c'era negli anni, fine anni 20, inizio anni 30, c'erano da un lato dei logici che si ponevano problemi riguardanti i fondamenti della matematica, per cui si ponevano molto di più delle questioni di tipo generale. E fra questi c'era anche un giovanottino, Turing, che studiava, era alla ricerca della sua tesi di dottorato e sentì parlare di una cosa che si chiamava, enunciata da Hilbert, che si chiamava Entscheidungsproblem. Che cos'è questo Entscheidungsproblem? La maggior parte di voi lo saprete, lo ripetiamo per chi non lo sa, che era trovare delle procedure di decisione. Entscheidungsproblem significa semplicemente procedure di decisione. Per che cosa? Allora, voi sapete tutti, avete visto calcolo proposizionale. Se io voglio sapere che una formula del calcolo proposizionale è vera, ho un algoritmo, un modo per saperlo? Sì, ce ne sono tanti, il più semplice è quello delle tavole di verità. Bene, però oltre il calcolo proposizionale, che cosa c'è in logica? E l'avevano costruito anche in questo formalismo proprio in quegli anni, è la scuola di Hilbert. Quello che noi oggi chiamiamo calcolo dei predicati del primo ordine. Allora si chiamava in altro modo calcolo funzionale ristretto, ma i nomi importano poco in questo senso. E come è fatto il calcolo dei predicati del primo ordine? Che oltre alle semplici proposizioni abbiamo anche i quantificatori universale ed esistenziale. Allora, la domanda di Hilbert è l'Entscheidungsproblem. Io vorrei avere un algoritmo, una procedura che mi dice quando una formula del calcolo dei predicati al primo ordine è vera o meno. E questo era rimasto un problema da risolvere. Lo vede Turing, si appassiona e vorrebbe cercare, anzi lo sceglie in qualche modo, senza parlarne con nessuno, perché era molto introverso, come suo argomento di dottorato, se fosse riuscito a trovare qualcosa. È incoraggiato anche dal suo tutor, che era un matematico, non un informatico, ma allora gli informatici non c'erano. Quindi è banale dirlo, che non poteva essere informatico. Ma non era neanche un logico, era un matematico tradizionale. Allora, quello che fa Turing è cercare di dire, ma vediamo di analizzare che cosa fa un uomo quando esegue un calcolo. Prima avevo fatto vedere una foto di Carnap, anzi due foto, e ora vi volevo far vedere quella di Turing. Però mi sono sbagliato, cercavo una foto di Turing e mi è venuta fuori questa. Va bene, diciamo, voi avete capito perché che magari questo è più familiare
perché hanno visto il film forse molte più persone di quanti sono andate a guardare invece proprio a cercare una foto di Turing. Turing invece è questo, quella a sinistra ha 16 anni, quella a destra è un po' più grande, avrà una trentina d'anni. Lui era molto bravo, faceva molta attività fisica e correva. Qua è lo vedete, è il primo che sta salendo col piede sul predellino dell'autobus, è qua proprio mentre sta correndo. E lui si pone questo problema. E proprio, se vedete, parte da zero. In molte cose, se ricordate i fisici, quello che si racconta come storielle, ma anche come fatto che corrisponde alla realtà di Einstein nei suoi primi lavori. Dopo laureato non l'hanno voluta all'università, lui si impiega nel famoso ufficio brevetti e si mette a pensare a delle cose molto particolari. Chi è inserito dentro delle strutture perfettamente funzionanti sono portati ad occuparsi di problemi più standard. Turing era lasciato libero anche dal suo redattore e quindi si mette a pensare da quali passi elementari standard è fatto un computo, e ne mette in evidenza un certo numero e dice: no, ma in tutti i computi i passi elementari sono sempre questi. Banalmente, pensate, io devo fare un'addizione, quali sono gli altri? Ho bisogno di un foglio di carta. Immaginiamo che sono molto ordinato, scrivo solo sui quadretti. E poi che devo fare? Faccio una serie di operazioni e a secondo di quello che ho fatto cerco di ricordarmi. Allora ho tutti atti elementari, ma sono a due livelli. Uno, una sorta di stato mentale. Io devo ricordarmi quello che ho fatto un attimo prima e alcune cose che sono di semplice operazione sul foglio, e le vado scrivendo secondo regole precise e determinate. E lui dice: vabbè, ma se se scompongo un processo di calcolo in atti elementari, vedo che sono tutti di tipo meccanico. Devo fare questo, devo fare quell'altro, stando attento però che non sono solo delle regole che riguardano il foglio scritto, ma anche mi devo ricordare, in qualche modo ci deve essere memoria di quello che ho fatto prima. Bene, allora dice, posso costruirmi un oggetto meccanico che ricostruisce completamente, diciamo, le capacità computistiche dell'essere umano. E la parte essenziale di tutto questo, che cos'è? Che il numero, chiamiamolo, di stati mentali, cioè gli atteggiamenti in cui io mi devo mettere per ricordarmi, per esempio, se facendo la somma devo fare un riporto, cose di questo tipo, e devono essere in numero finito. L'altra cosa, i simboli su cui agisco devono essere in numero finito. Le cose che scrivo saranno pure in numero finito, però ho bisogno di avere una potenzialità infinita di spazio dove scrivere, anche se io ne occuperò sempre solo una parte finita. Cioè, vabbè, cerco di formalizzare questo. Come lo faccio? Con questa. Questa è una macchina di Turing. Una macchina di Turing, la foto me l'ha passata Marco Tabacchi, che è fatta utilizzando una di quelle macchinette che prima si usavano per rincollare la pellicola dei film quando si rompeva, diciamo, quella di un tempo. E invece di gettarlo, cioè, e l'hanno riutilizzato, ci hanno messo un piccolo processore, il nastro, hanno fatto una macchina di Turing. Ma non era quella, diciamo, un pochino che è costruita all'epoca di Turing. Vabbè, vediamo di schematizzarli in altro modo. Una macchinina di questo tipo, qua forse con questo disegnino più brutto, ma si vede meglio, c'è questo che là viene chiamato meccanismo di controllo, che è un oggetto nel quale ci vado a mettere gli stati interni, quello che corrispondono, diciamo, un pochino a quello che io devo tenere, di cui devo tener conto per fare i passi successivi, e anche quindi un numero finito di stati interni, di stati mentali li potrei chiamare, e delle regole. Dopodiché, invece di prendere il foglio bidimensionale, prendiamo un nastro unidimensionale e a ogni passo questa macchinetta
legge il simbolo e poi si sposta a destra o a sinistra, o cancella e riscrive il simbolo. Questo banalmente si può realizzare attraverso istruzioni di questo tipo. Dico, la maggior parte di voi lo sapranno, ma se ce n'è uno o due che non lo sanno, ripetiamo. Trovandomi nello stato Kukoni, se sto leggendo il simbolo SJ, lo posso sostituire con SK e passare nel mio stato mentale Kukonl. Oppure, come dicono le altre due quadruple, trovandomi in quella situazione mi posso spostare a destra o a sinistra. Con questi atti elementari io posso calcolare funzioni. Ovviamente devo fare tutta una serie di cose, dire come rappresenti i numeri, come parte la macchina, ma tutte in qualche modo sciocchezze. Quindi a ogni insieme di quadruple corrisponde che cosa? Una macchina di Turing e quindi una funzione calcolata da questa macchina di Turing. L'articolo è questo qua, per chi non l'avesse conosciuto da prima, ma la maggior parte di voi lo sanno. E l'altra cosa interessante è che meno di 10 anni fa c'è un signore che si è preso cura di scrivere un libro in cui ha preso l'articolo e l'ha rianalizzato. Nel libro c'è contenuto integralmente l'articolo di Turing, ma ogni 2 o 3 righe poi c'è tutto il suo commento in cui spiega anche come interpretare le cose dette in un formalismo moderno e così via. Per chi è interessato può darci uno sguardo. Quindi una macchina di Turing non è altro che un insieme finito di quadruple. E ogni macchina di Turing corrisponde a una funzione calcolata. Ma quante funzioni si possono calcolare con la macchina di Turing? 10 minuti? Anche meno? Vabbè. No, viva la sincerità. Quante cose riesco a calcolare? E apparentemente uno pensa, no, ne riuscivo a fare poche, invece no, se ne riescono a fare tantissime. Cosa più importante, io mi posso costruire una macchina di Turing, cioè un insieme finito di quadruple, che mi riesce a simulare tutte le altre macchine di Turing possibili. Per chi non ha mai, diciamo, studiato informatica, questo vi ricorda qualcosa? Fa venire in mente il fatto che noi non ce ne accorgiamo, ma tutti i computer li possiamo considerare aventi la stessa potenza. Possono fare le stesse cose, al di là delle limitazioni, vabbè, di tempo, se uno è più veloce, meno veloce, o di memoria. E questo è basato sul fatto che in fondo tutti i nostri computer, portatili, i nostri telefonini, sono macchine di Turing universali. Però qua sopra ci ho messo, prima come titolo ci ho messo orizzonti di gloria, dico, ho usato un po' di termini presi da letteratura o cinema, perché questo è un risultato inaspettato, dico anche. E invece poi ci sono le cose negative. Una volta che noi abbiamo stabilito, trovato questa teoria della calcolabilità, ci accorgiamo che ci sono cose che non si possono calcolare. E fra queste c'è quello che abbiamo detto prima, il problema della decisione da cui eravamo partiti, era partito Turing. C'è anche il problema della fermata, cioè noi non possiamo avere nessun algoritmo che ci dice se un certo computer, dato un certo programma e certi valori della variabile d'ingresso, si ferma o non si ferma su quelle variabili. E poi per i matematici il famoso decimo problema di Hilbert. E vabbè, uno dice, sono limiti, è bene che si accettano i propri limiti e quelli delle macchine, ma il problema è un limite alla macchina di Turing. La cosa interessante è che no, non è così. Allora, che possiamo fare per vedere che non è così, che non è un limite alla macchina di Turing? Uno, cercare controesempi. Funzioni che sono ritenute calcolabili intuitivamente, noi con carta e penna non riusciamo a fare, e che la macchina di Turing non sa fare, e non è stato trovato nessuno. Oppure trovare altri modelli completamente diversi. E questo si può fare? Sì, ed era stato fatto anche negli stessi anni.
Questi invece sono cose più recenti, come quelle anche fatte nel corso. Prendiamo un linguaggio di programmazione ideale come queste, tre brevissime istruzioni. Cosa si può fare con questo modello? Posso calcolare esattamente la stessa classe di funzioni che posso calcolare con la macchina di Turing. Cambiamo linguaggio, pigliamo quest'altro linguaggio con queste istruzioni. Anche con questo linguaggio posso fare esattamente quello che si può fare e non posso fare né di più né di meno. Se tolgo qualche istruzione posso fare di meno, ma non posso fare di più. Ma possiamo vedere anche modelli di tipo matematico? Sì. Per esempio, tra i tanti esempi, possiamo avere la definizione di funzioni mu-ricorsive. Come facciamo? Partiamo da delle funzioni semplici che sono sicuramente calcolabili. Diamo regole di composizione che conservano la calcolabilità. E tutti noi sappiamo elementari quali sono. Ad esempio, operazioni di composizione e ricorsione. E poi ci aggiungiamo un'altra cosa che si chiama trovare il minimo valore che soddisfa un certo predicato. Un modello matematico, questo dell'epsilon ricorsività, invece scrivo dei sistemi di equazione e do delle regole pure assolutamente banali, di quelle che incontro tutti i giorni. Altro modello. E poi c'è questo lambda calcolo, che ora ci arriveremo fra due minuti, che è un po' più complicato. L'idea intuitiva è quella di cercare di carpire l'essenza vera del concetto di funzione. Che ne pensa di tutto questo Gödel? Tutti questi modelli definiscono la stessa classe di funzioni. Allora abbiamo sempre un explicandum calcolabile e abbiamo tanti explicata, come nei casi precedenti. Però quello che avviene qua è che tutti gli explicata, tutti i modelli, sono assolutamente equivalenti fra loro. E allora Gödel, che quando a inizio anni 30 si parlava potremmo mai costruire una teoria generale della calcolabilità, era molto scettico, diceva che lui non ci arriveremo mai. Dopo che ha visto un po' di questi risultati, invece si convince, e questa è proprio la sua osservazione, quella del miracolo di cui lui parla. La cosa interessante della calcolabilità è quella che noi riusciamo, in questo modo siamo riusciti a dare una definizione, dice Gödel, assoluta, non dipende dal formalismo, mentre la nozione di definibile, dimostrabile, dipendono dal formalismo. Una cosa è dimostrabile all'interno del sistema di assiomi della teoria dei gruppi, ma non le posso dire che un certo teorema della teoria dei gruppi è dimostrabile all'interno, e così anche la nozione definibile, nozione di calcolabile, anche se formalmente è molto simile a questi altri sistemi, dice Gödel invece no, riusciamo a dare una definizione assoluta. E questo sembrerebbe essere l'unico esempio che noi oggi abbiamo di nozione a cui a un explicandum corrisponde pure un solo esplicato, nel senso che tutti gli esplicata, tutti i modelli definiscono la stessa classe di funzioni. E lui dice che questa è una sorta di miracolo, che questa classe rimane sempre la stessa. Che succede per altre cose? Qua vabbè, c'è sempre Gödel, qua vicino ad Einstein, l'ho voluto portare questa foto con Einstein, perché alcuni fisici teorici hanno fatto l'ipotesi che alcune leggi della natura potrebbero essere leggi non calcolabili. Uno di questi è Gerhoch. Osserviamo che Gödel, quando parlava dei suoi risultati, non aveva mai detto che aveva trovato cose miracolose, quindi il concetto di miracolo l'ha attribuito ad altri. Questo è Alonzo Charch, che è quello che ha formulato negli stessi anni, diciamo, la nozione di lambda calcolo, ed è stato pure il, diciamo, la persona con cui Turing ha fatto la tesi di dottorato. Poi ci sono altre persone che hanno fatto modelli equivalenti, Clini, una di quelle teorie, e questo Poss, che è molto poco conosciuto. La coincidenza di questi modelli ha portato le persone a dire: ma guardate, qua noi siamo di fronte a qualche cosa di insolito. E questa cosa di insolito Alonzo Charch lo
pubblicò con questa breve sintesi che dice: tutto quello che è intuitivamente calcolabile è calcolabile da uno di questi modelli equivalenti. Questo è un teorema? No, non può essere un teorema, perché stiamo confrontando una nozione intuitiva con dei modelli formali. Infatti si chiama tesi di Church-Turing. Questa è una foto di gruppo di tutte le persone di cui abbiamo parlato, come chiudendo il circolo da Hilbert a Church. Che succede con la complessità? La complessità, ve ne parlerà ora il professore Restivo, non ha questa capacità miracolosa di far corrispondere una sola teoria al concetto informale. Ma la cosa interessante, ritorniamo alle considerazioni di prima e fra 30 secondi ho finito, è che in alcuni di queste formalizzazioni, non in tutte, ci sono formalizzazioni della calcolabilità in cui la parte, diciamo, di calcolabilità interviene in termini non strettamente fondamentali, ma in alcune di queste nozioni, come quello di Kolmogorov, che vi ho voluto mettere apposta la foto, che succede? Che non avremmo potuto sviluppare la teoria senza questa nozione di calcolabilità. È la stessa cosa anche per alcune versioni della nozione di informazione. Allora, quello che dicevamo prima, ma queste nozioni sembrano tipo quelle della sociologia, tipo povertà relativa, assoluta e cose di questo tipo, stato di disagio. E forse la complessità in questo contesto, l'informazione, somigliano molto inizialmente. Il problema è che noi possiamo riuscire ad agganciarle a questa nozione che invece è assolutamente stabile e forte. E questo forse è una delle ragioni che danno, diciamo, una fortissima stabilità a tutte queste nuove nozioni sorte nell'ambito delle scienze dell'informazione. Hanno a che fare col gioco della vita? Lo saprete fra un'oretta. L'ultima cosa, no, dall'altro lato dovevo andare, questi aspetti di cui abbiamo parlato fanno parte di un dibattito molto più ampio, che si è sviluppata a partire dagli anni 30 e continua fino a oggi, di cui fanno parte anche tante altre cose: la cibernetica, intelligenza artificiale, scienze cognitive, i risvolti della tecnologia, i pericoli della tecnologia. E in questo senso dico è perché la tecnologia presenta pericoli, ma li dobbiamo affrontare. Per esempio quello della disoccupazione. Molti cercano di dire no, non è vero, no, è verissimo, ma d'altronde lo scopo della tecnologia è quello di ridurre il lavoro pesante e banale, per cui non dobbiamo nasconderci riguardo a questo. E di questi due personaggi sono, da questo punto di vista, quelli che ci danno molta speranza, perché Wiener aveva analizzato tutti questi pericoli già negli anni 50 e Keynes era quello che negli anni 20 aveva detto: a fine secolo saremo liberi della schiavitù del lavoro, perché potremmo lavorare tutti non più di 3-4 ore al giorno. È vero. Il problema è che la struttura economico-sociale invece fa lavorare una minoranza 12 ore al giorno e la maggioranza disoccupata. Ma se abbiamo cervello e ci rifacciamo a suggerimenti di persone che invece hanno cercato di analizzare e affrontare i problemi in maniera chiara, c'è speranza per il nostro futuro. Grazie dell'attenzione. Grazie al professore Termini. Adesso passerò la parola al professore Antonio Restivo con l'intervento dal titolo complessità computazionale descrittiva. Allora, dunque, il mio intervento si colloca di fatto nel quadro concettuale che ha delineato il professore Termini. Ma si sente forse troppo forte, no? Va bene, ok. E in particolare parlerò, e vedrete comparire in queste slide, la parola algoritmo, e dopo, diciamo, l'intervento di Settimo, questa non è una parola generica, eccetera, cioè algoritmo che corrisponde a qualcosa che è realizzato da una macchina di Turing o da un qualunque altro modello equivalente, quindi ha una definizione univoca fondamentale. Sempre facendo riferimento all'intervento di Settimo Termini,
Lui vi ha sottolineato questo aspetto fondamentale, che la nozione intuitiva di algoritmo ha un'unica formalizzazione, quindi è un concetto assoluto. Invece vedremo, parlando di complessità, che ci sono diverse formalizzazioni, ognuna delle quali cattura un aspetto della complessità. Ok. Allora, in questo intervento io in effetti, cioè in computer science sono state formalizzate, ci sono diverse formalizzazioni della nozione di complessità, e in questo intervento io accennerò a tre di queste formalizzazioni. Ce ne sono anche altre, ma queste sono le più significative da un certo punto di vista. E anche per fare, diciamo, anche un quadro storico anche rispetto a quello che ha detto il professore Termini, diciamo, queste teorie si cominciano a sviluppare, cioè si sviluppano a partire dagli anni 60-70 del secolo scorso, quindi in quella che alcuni chiamano l'epoca post-Turing. Allora, io parto dalla complessità computazionale, e allora, ma qua non c'è non c'è l'effetto? Va bene, allora lo stesso, hai fatto il PDF? Va bene, hai gli effetti a sorpresa, niente, allora. Cioè, chi è la sede? C'è subito l'assassino, vabbè, pazienza. Quindi tutto... che, no, va bene, insomma, tanto per fare la suspense, ma diciamo. Allora, dovete leggere con me tutto. Allora, la complessità computazionale. Allora, intanto, quindi potete anche leggere, complessità computazionale di un problema, cos'è in generale? Misura la quantità di risorse di calcolo, per esempio spazio, cioè che poi sarebbe la memoria, quantità di memoria, tempo, eccetera, utilizzate da un algoritmo che risolve il problema in funzione della taglia dei dati d'ingresso. Per esempio, una cosa di cui parleremo è la complessità di tempo, di un problema che prende in considerazione il numero di passi elementari necessari ad un algoritmo per risolvere il problema, sempre in funzione della taglia dei dati d'ingresso. Allora, voglio sottolineare che intanto si parla di complessità di un problema, quindi distinguere problema e algoritmo. C'è un problema e poi ci sono ci sono in genere più algoritmi per risolvere quel problema. E poi, che cos'è la complessità? In questa, diciamo, formalizzazione, la complessità è una funzione, perché che mi dice, a secondo quant'è la taglia dell'input, quant'è, per esempio, nella complessità di tempo, il numero di passi. Vedremo in altre formalizzazioni, la complessità non è una funzione, ma può essere un numero, zac, 37, eccetera. Allora, questa definizione dipende dal modello di calcolo, perché come ha detto il professore Termini ci sono diversi modelli di calcolo equivalenti da che punto di vista? Che se un algoritmo è realizzabile da una macchina di Turing, è realizzabile anche una macchina a registri con le istruzioni tipo quelle ha fatto il professore Termini, solo che dal punto di vista della complessità, diciamo, la complessità può variare da un modello all'altro. In particolare, qua, quando dico il numero di passi elementari, se mi riferisco alla complessità di tempo, il concetto stesso di passo elementare che ho messo tra virgolette è diverso in ogni modello. Anzi, ogni modello di calcolo è caratterizzato quali sono, diciamo, le istruzioni atomiche. In un modello sono alcune, in un modello sono un altro. Quindi, diciamo, in questa definizione dipende, quindi la complessità è una funzione. Dipende dal modello di calcolo, poi quello a cui siamo soprattutto interessati è la rapidità di crescita di questa funzione, cioè non è il valore esatto, anche perché poi vedremo questo valore esatto della funzione dipende dal modello, c'è questa dipendenza del modello, poi vedremo che c'è qualche cosa che non dipende dal modello in un certo, diciamo, contesto, e quello che è importante è la rapidità di crescita di questa funzione. Vuol dire, se io devo utilizzare un certo numero di passi elementari per risolvere un problema in cui l'input ha una certa taglia n, se raddoppio la taglia dell'input diventa 2n, per esempio, quanto aumentano il numero di passi.
E scopo della teoria della complessità è quello di classificare i problemi secondo la loro complessità computazionale. Allora, vi faccio fare un ritorno alla scuola elementari e prendiamo un esempio, la moltiplicazione. Allora, c'è l'algoritmo, allora se siete arrivati, non so, alla seconda elementare o alla terza, non so, conoscete l'algoritmo A con 1 e moltiplicate questi due numeri, e non vi spiego come si fa, penso che lo sapete, si fanno tutti i prodotti parziali. Ecco, in questo modello, carta e penna, il passo elementare è che io so, consultando la tavola pitagorica, so fare la moltiplicazione di due numeri tra 0 e 9 e poi so aggiungere il riporto e calcolare il riporto. Per esempio faccio 7 per 3, 21, scrivo 1 e porto 2, questo è un passo elementare. Allora, quanti ne faccio? Ne faccio in un numero che è proporzionale, se i numeri hanno lunghezza n, è proporzionale a n quadro. Ok? E quindi dico la complessità di A1 è n quadro. Questo c'è pure la luce? Ah sì, ecco, n quadro. Cioè, O di n quadro, questa è la notazione asintotica, cioè cresce come n quadro. Ma se io sono arrivato solo alla prima elementare, mi hanno spiegato l'addizione, allora dice fai 137 per 463, ci spiego il concetto che vuol dire moltiplicare, dice vuol dire devi ripetere 137 463 volte, e allora sono arrivato solo alla prima elementare, faccio quest'altro algoritmo, 137 più 137 più 137 eccetera, questo 463 volte, e arrivo a questo risultato. Questo algoritmo A con 2 invece ha una complessità che è esponenziale nella dimensione dei dati. Attenzione, dimensione non è il valore del numero 137, è 3 in questo caso, o 3 più 3 è 6, ma diciamo cambia poco. C'è la taglia, la dimensione dei dati d'ingresso. Per avere un'idea, quindi questa si parla di crescita quadratica, in particolare polinomiale, e qua si parla di crescita esponenziale. Per avere un'idea di quello che differenzia una crescita polinomiale da una esponenziale, potete vedere se raddoppiate la taglia dei dati d'ingresso, per esempio in una crescita quadratica il numero di passi diventa 4 volte, invece in una crescita esponenziale il numero di passi non viene moltiplicato, se raddoppiate la taglia dei dati d'ingresso il numero di passi non viene moltiplicato per una costante, ma viene moltiplicato per una cosa che dipende proprio dalla taglia dei dati d'ingresso. Così se avessimo una complessità di n cubo, se raddoppiate la dimensione dei dati d'ingresso, la complessità viene moltiplicata per 8, mentre invece, perché diventa 2, mentre invece in una crescita esponenziale, in tutto questo, nel calcolare questa cosa, ho supposto che la complessità della somma è lineare, perché in effetti se dovete sommare due numeri, fate un numero di passi che è esattamente la lunghezza dei numeri. Ok? Allora, queste sono le idee di che cos'è la complessità in un esempio elementare. E allora, diciamo che negli anni 60, 70, del secolo scorso, si afferma questo paradigma che ci sono problemi trattabili e problemi non trattabili. Diciamo, rispetto diciamo quello che aveva scoperto e messo in evidenza Turing e che poi ha occupato i decenni dopo Turing, e Turing, come ha detto il professore Termini, ha scoperto che ci sono problemi che hanno soluzione algoritmica e problemi che non ce l'hanno, se volete problemi decidibili e problemi indecidibili, e quindi molte ricerche sono state dedicate a capire cosa è decidibile, cosa si può fare algoritmicamente e cosa non si può fare. A partire dagli anni 60 e 70 si è sviluppato, sì, ci sono cose che si possono fare, ma nel numero di passi così grande che poi in pratica non li puoi fare. Quindi si è sviluppato questo concetto di trattabile, e questo trattabile è stato formalizzato, ecco, se volete, utilizzando la terminologia del professore Termini, questo explicandum, che vuol dire un problema trattabile. Allora, un modo di
formalizzarlo, ora vediamo perché, è la classe P. Cos'è la classe P? Diciamo che un problema appartiene alla classe P se esiste un algoritmo di soluzione la cui complessità di tempo è polinomiale, polinomiale vuol dire limitato superiormente da un polinomio, nella taglia dei dati d'ingresso. Per esempio nella slide precedente l'algoritmo A con 1 è polinomiale, l'algoritmo A con 2 non è polinomiale, è esponenziale. Okay. Allora, qual è diciamo, su cosa si basa? Perché questo concetto intuitivo di trattabile viene formalizzato con la classe P? Intanto, questo sarebbe il surrogato matematico del concetto empirico di problema computazionale praticamente risolubile, perché in pratica se la crescita, se la complessità è polinomiale, diciamo se il polinomio soprattutto ha un grado non eccessivamente elevato, il problema è praticamente implementabile, cioè praticamente eseguibile da un calcolatore. Oltretutto, diciamo, ci sono tutto, è vero che se il polinomio ha un grado molto alto, se un problema ha una complessità n elevata alla 100, non è praticamente trattabile. Però, diciamo, si è visto che la maggior parte dei problemi che sono considerati hanno una complessità polinomiale in cui il grado del polinomio è basso. E per alcuni problemi in cui si è dimostrato la prima volta che era polinomiale, dimostrando che era n alla 50, poi si sono trovati degli algoritmi per cui si va a n alla quarta, n alla quinta, cioè quasi tutti gli algoritmi che conosciamo, che sono polinomiali di grado abbastanza ridotto. Ma soprattutto la motivazione importante è, anche qua abbiamo una piccola tesi di Turing-Church, che questa nozione di polinomiale è invariante rispetto ai diversi modelli di calcolo. Cioè se passo da un modello di calcolo a un altro modello di calcolo cambia la complessità, però può diventare da quadratica, può diventare cubica, però resta sempre nella classe polinomiale. Allora ho detto tutti tra virgolette perché diciamo ci sono dei modelli di calcolo che non si sa se accettare o non accettare eccetera, e ho citato i computer quantistici, ma questa perché? Perché esiste un famoso risultato ottenuto da Peter Shor che riesce a fattorizzare, vedremo ora nelle slide successive, riesce a risolvere un problema che non sembra polinomiale con diciamo coi modelli classici, ma è che invece in un modello teorico quantistico è risolubile in tempo polinomiale. Quindi questo. Allora, cos'è la classe NP? Allora, la classe NP si chiama NP, non vuol dire non polinomiale, vuol dire risolubile in tempo polinomiale dalla macchina di Turing e non deterministica, quindi questo N sta per non deterministica. Ma diciamo, un modo di vedere questi problemi è che un problema appartiene alla classe NP se esiste un algoritmo di verifica di complessità polinomiale. Allora, esiste questa strana asimmetria. C'è un problema che io devo risolvere e supponiamo che questo, l'algoritmo che me lo risolve ha una certa complessità. Però supponiamo che io ti do il risultato e ti chiedo verifica se questo risultato è corretto. La complessità può anche essere molto più piccolo. Per esempio, il problema è la fattorizzazione. C'ho questo numero e dico fattorizzalo, scomponilo in fattori primi. Allora, praticamente, gli algoritmi che si conoscono sono nient'altro che raffinamenti dell'algoritmo che conoscete tutti, che è fare, è divisibile per 2, cioè la scomposizione in fattori primi. Sì, no, è divisibile per 3, fare tutti i tentativi. Praticamente si basa sulla ricerca. Quindi è un algoritmo, tutti gli algoritmi che si conoscono per scomporre un intero in fattori primi, tutti gli algoritmi che si conoscono non sono polinomiali. Però se io ti do la risposta, 137 e 463, e ti dico ma questa è la risposta giusta, tu sei in grado di verificare se è giusta appunto in tempo polinomiale. Quindi diciamo c'è questa apparente, oppure questo è il problema, cioè che non è lo stesso trovare la soluzione di un problema da un punto di vista della complessità
non è lo stesso che, data la soluzione, verificare se la soluzione è corretta. Quindi, per esempio, in questo caso, questa asimmetria, cioè, oppure c'è un altro modo che noi ancora non conosciamo per fattorizzare un numero in fattori primi, oppure dobbiamo per forza fare la ricerca esaustiva, cioè provare con tutti i fattori primi più piccoli, tutti i numeri primi più piccoli di questo numero, se questo numero è divisibile. Allora, in effetti, questa domanda, in questo esempio, è un caso particolare di una domanda molto più complicata, che ho chiamato un problema da $1 milione se P è uguale a NP. Non è un modo di dire da $1 milione, perché in effetti c'è questo Clay Mathematics Institute che ha, diciamo, evocando quello che ha fatto Hilbert all'inizio del Novecento, che ha fatto un elenco di 23 problemi, che erano i 23 problemi più importanti di cui si sarebbero occupati i matematici nel Novecento, nell'anno 2000 sono stati posti 7 problemi matematici, e questi sono 2 miliardari, Clay e sua moglie, e hanno messo in palio, per chi risolve uno di questi problemi, $1 milione. Uno di questi 7 problemi è SP uguale a NP. Questo problema esattamente riguarda il rapporto tra la complessità della ricerca della soluzione di un problema e quello relativo alla verifica della correttezza della soluzione. Quindi la domanda sarebbe: i problemi facilmente verificabili sono anche facilmente risolubili? In cui facilmente vuol dire in tempo polinomiale. Se volete, la domanda, un'istanza di questo problema è: perché Henry Wiles è più famoso del suo referì? Chi è Henry Wiles? Henry Wiles è quello che ha risolto il famoso problema di Fermat. Sapete, Fermat nel 1600 e rotti ha posto una famosa congettura, e questa congettura è stata risolta soltanto nel 95 da questo matematico inglese Henry Wiles. Chiaramente la dimostrazione è complicatissima, quindi il referì ha fatto un lavoraccio, però il lavoro che ha fatto il referì non è confrontabile, o non sembra confrontabile, al lavoro che ha fatto Henry Wiles. Tant'è vero che tutti conoscono Henry Wiles, è famoso, chi sia il suo referì non lo sappiamo. A parte che è anonimo, ma diciamo, anche se non fosse anonimo, nessuno. Allora, una cosa fa, dovrebbe dire, cosa dovrebbe sperare, che P è uguale a NP o che P è diverso da NP? Tutti dicono, perché è bello dimostrare che due cose sono uguali, quindi uno dovrebbe sperare che P è uguale a NP, ma se P fosse uguale a NP saremmo un po' rovinati. Tutta la vita moderna si basa sul fatto che P è diverso da NP. Quindi questa diversità, se è vera questa diversità, cioè questa asimmetria tra trovare la soluzione di un problema, ovvero, data la soluzione, verificare se è corretta, c'è una asimmetria computazionale, cioè una cosa è molto complicata, l'altra è molto facile. Su questa asimmetria si basano tutti i sistemi, diciamo, a conseguenze pratiche, cioè se è diverso in crittografia, il sistema RSA dai famosi autori Rivest e Shamir Adelman si basa proprio sul problema della fattorizzazione, quello che ho fatto vedere prima. E questo RSA ha innumerevoli applicazioni ai problemi di sicurezza dei sistemi, e-commerce, prende tutti i sistemi di sicurezza. Quindi qua ho detto, se si dimostra che P uguale a NP, ritirate i vostri soldi dal conto corrente, perché niente è più sicuro. Oltretutto questa diversità apre tutta una serie di altri scenari che qua, diciamo, ne accenno uno solo, che sono le famose dimostrazioni interattive, in particolare quella che si chiama zero knowledge, per cui questi due, tra parentesi, Micali è un palermitano, ha vissuto a Palermo fino a 15 anni, poi ha fatto l'università a Roma, poi è andato all'MIT. E Silvio Micali ha avuto il premio Turing, è l'equivalente del premio Nobel per l'informatica, l'ha avuto nel 2012, e hanno sviluppato questa teoria della zero knowledge e più altre cose. Che cos'è? Cioè, sfrutta proprio questo fatto di questa asimmetria tra trovare
una soluzione o verificare se un'azione è corretta, e quindi si possono sviluppare dei protocolli di comunicazione, dei metodi interattivi che consentano a un soggetto che chiamiamo dimostratore di dimostrare a un altro soggetto che chiamiamo verificatore che un'affermazione è vera senza rivelargli nient'altro oltre alla vicinanza della stessa. Cioè, se volete, io vi posso dare la certezza che un certo enunciato matematico è vero, quindi in qualche modo dimostrarvelo, senza che voi sappiate, voi siete, se volete un modo di dirlo, non siete in grado di riprodurre questa dire. Cioè, l'unica informazione che vi do è un bit, è vero, e voi ne siete certi. Cioè, vi do la certezza della verità. Quando io vi dimostro, quando un professore dimostra un teorema alla lavagna, vi dà, diciamo, ci sono due aspetti. Uno che vi convince che è vero, perché uno dice, ah, ma vero è che questo, che la somma dei quadrati sui cateti è uguale, boh, non ci credo, ah, vero è. Dall'altro, il fatto che ti ha dato questo argomento, tu sei in grado di riprodurre questa dimostrazione a un tuo amico, dice, tu lo sai che, dice, no, non ci credo, te lo dimostro. Invece questi protocolli zero knowledge permettono di convincere l'interlocutore che una cosa è vera senza consentirgli di conoscere veramente quella cosa e quindi produrre. Comunque ci sono varie altre, quindi diciamo questa asimmetria crea tutta una serie di scenari che ha un mare di anche, questa non è solo una cosa filosofica, ma anche delle conseguenze in tutte le transazioni tipo economico, politico, eccetera. Allora, poi qua è una slide che, diciamo, mette in discussione problemi NP, che sarebbero problemi difficili, che però che la natura risolve. Che vuol dire? Perché ci sono dei modelli matematici, per esempio cos'è protein folding? Protein folding, voi sapete, le proteine sono delle catene di sequenze, quindi delle stringhe fatte da certi elementi biochimici, e queste, diciamo, conoscendo la sequenza, questa poi si attorciglia tutta perché trova un minimo di potenziale e trova una configurazione nello spazio. Si possono creare dei modelli molto semplici anche a due dimensioni. Si può fare questo problemino che si piglia una sequenza di zeri e uni e io la devo disporre in una scacchiera, tutta la piego in modo che il numero degli uni vicini in verticale o in orizzontale, perché la piego, sia massimo o minimo, a seconda se voglio minimizzare, eccetera. Questo problema è un problema NP. Cioè, se io voglio, quindi, diciamo, gli unici algoritmi che si conoscono sono polinomiali, però la natura lo risolve. Quindi qua si apre un'interessante riflessione su che vuol dire che dei problemi formalmente, il cui modello prevede una soluzione molto pesante da un punto di vista del calcolo, che poi invece vengono realizzati in natura molto velocemente. Allora, questo, diciamo, sono dei flash sulla nozione di complessità computazionale. Che cos'è invece la complessità descrittiva? La complessità descrittiva diciamo, cerca di catturare un'altra idea, mentre la complessità computazionale la potremmo chiamare una misura dinamica. Cioè, un algoritmo, quanto tempo ci sta o quanto, diciamo, riguarda il costo dell'esecuzione di un algoritmo. E invece la complessità descrittiva dice una cosa un po' più sottile. Dice, per enunciare questo problema, quanto deve essere, raffinato il mio linguaggio. Questo è un problema che in genere si pongono i letterari. Se io devo tradurre in giapponese una poesia di Shakespeare, un sonetto di Shakespeare, ma il giapponese è così raffinato che riesce a esprimere questo concetto? Diciamo, questa è una analogia letteraria. E allora il problema è quello che si cerca di fare, quindi la complessità viene misurata in base alla ricchezza, se volete, del linguaggio logico che permette di esprimere il problema. Qua c'è un problemino, piglio due stringhe che sono sequenze di simboli, e per esempio il problema è verificare se nella stringa vi sono due occorrenze del simbolo B, fra le quali vi sono soltanto occorrenze di A. Per esempio nella prima stringa questo è vero, ci sono queste due B, in mezzo ci sono solo A. Invece fra queste due B c'è pure la C, però esistono due occorrenze di B fra cui c'è A. Invece qua la proprietà non è vera.
Quindi qua il problema non è qual è l'algoritmo per risolvere questo problema, ma è quanto è complicato dire questa cosa. Allora, questa per esempio è una formula che dice, ora vado molto veloce, PA di X significa X e Y sono posizioni, qua ci sono 7 posizioni, 1, 2, 3, 4, dovete pensare a un array unidimensionale, ogni casella c'ha la posizione casella 1, casella 2, eccetera, quindi li chiamo posizioni. Quindi questo dice, esistono due posizioni, X e Y, X minore di Y, in cui questa è più piccola di questa, e nella posizione X c'è una B, nella posizione Y c'è pure la B, e comunque prendo una posizione Z che sta fra X e Y, che scrivo così, allora il fatto che questa posizione sta fra X e Y implica che in questa posizione c'è l'A. Questo è un modo di scrivere in questo linguaggio, e questa è una formula della first order logic. Se per esempio io volessi dire una cosa un poco più complicata, non solo che esistono due B fra cui ci sono soltanto A, ma questo numero di A è pari, con una formula di questa natura, del primo ordine, ora dico cos'è il primo ordine, non ci riuscite. Il primo ordine vuol dire che i quantificatori, esiste per ogni, sono fatti su variabili che rappresentano X e Y, si interpretano come elementi, come posizioni. Invece per esprimere questa cosa più complicata che vi ho detto, si può esprimere se io ammetto dei quantificatori su variabili del secondo ordine, cioè variabili che si riferiscono a insiemi di posizioni. Cioè io lo posso dire con una frase in cui dico comunque prendo un insieme di posizioni, oppure esiste un insieme di posizioni, che non è. Dunque questa è, se volete, quindi i linguaggi logici sono caratterizzati dai predicati basi, per esempio nell'esempio di prima è questo, PA di X, e dai quantificatori. Per esempio la first order logic, cioè i quantificatori su variabili che si riferiscono a elementi dell'insieme, e invece la second order logic, in particolare monadic, si riferisce a variabili che sono variabili insieme. Ora non entro in questo dettaglio, c'è tutto un modo di classificare, cioè non c'è solo first order, per esempio c'è un modo di classificare dicendo in quante volte posso alternare esiste per ogni. Questo diciamo è anche intuitivo, se voi avete delle affermazioni matematiche più complicate è quando avete un'alternanza di esiste per ogni. Esiste un oggetto tale che comunque prende un altro oggetto, allora per ogni cosa esiste, eccetera. Se alterno esiste per ogni, è una frase più complicata, ok? Allora, questa è una misura statica, come ho detto, di complessità, al contrario che è dinamica. E ci sono, però, ecco, la cosa interessante è che è una teoria completamente diversa dalla complessità computazionale, ma ci sono dei risultati matematici che collegano queste due complessità. Cioè si dice, se un problema è esprimibile in analogia, allora è risolubile con un algoritmo di una certa natura. Attenzione che questo sembra tutto un discorso puramente teorico, concettuale, estremamente interessante, lo è, ma questa teoria si è molto sviluppata per motivazioni pratiche, quello che si chiama model checking o verification, cioè la verifica e la specifica di software o in genere sistemi informatici complicati, si fa facendo delle query che sono sostanzialmente delle formule logiche. Cioè se volete, un linguaggio logico è una specie di linguaggio di altissimo livello che non è algoritmico. Io dico una cosa, do una specifica con una frase di un linguaggio logico che non è un algoritmo. Questi risultati che collegano complessità algoritmica a complessità computazionale trasformano, sono una specie di compilatori che trasformano la formula logica in un algoritmo. Quindi se io faccio una query in un sistema, che è una frase in un linguaggio formalizzato logico, questa query viene trasformata da una sorta di compilatore in un algoritmo che va a verificare se il sistema ha quella proprietà. Okay? Passo all'ultima cosa che ha menzionato anche il professore Termi, la complessità di Kolmogorov. Quindi nella complessità computazionale la complessità è una funzione. Funzione, polinomiale. Nella complessità descrittiva di cui ho parlato prima, la complessità è un linguaggio logico, quanto è raffinato questo linguaggio per dire una certa cosa. Invece nella complessità di Kolmogorov si parla, misura la complessità di singoli oggetti,
quando c'è stata l'introduzione a questo ciclo di conferenze, un vostro collega ha detto: ah, noi siamo partiti dal problema quanto è complicato il cervello, cioè quanto è complicato un oggetto. Diciamo che in qualche modo la complessità di Kolmogorov cerca di catturare questo aspetto, è stata formulata per le stringhe all'inizio, però si può estendere a qualunque tipo di oggetto. Per esempio, pigliamo queste due sequenze di zeri e uni, e uno dice: ma qual è più complicata e qual è più semplice? Allora, la prima appare più semplice, che è 001, 001, 001, 001, 001, ripetuto 10.000 volte. Questa invece è 1, 0, insomma, non si capisce qual è. Quindi questa segue una regola semplice e questa segue una regola complicata, possiamo dire. Però questo, come direbbe, se fossimo negli anni prima di Turing, questo sarebbe linguaggio parlato, regola semplice, regola complicata, però siamo invece, c'è stato Turing e quindi, e poi nel 65 c'è stato Kolmogorov che ha dato questa definizione, che vuol dire regola, regola vuol dire che c'è un algoritmo, semplice che vuol dire? Allora, via un modello, questa è una macchina universale di Turing, questo è un programma, possiamo vedere come input di questa macchina, che produce questa stringa, quindi io dico U di P, U applicata a P mi dà W doppio. Per esempio, invece di avere una macchina di Turing, potrei avere un semplice linguaggio di programmazione, un programma per la stringa V con 1, che era questa prima stringa, 001 ripetuto 10.000 volte, e per n che va da 1 a 10.000, print 001. Questo è un programma semplice, invece un programma per la stringa W2 non lo è molto più complicato. Allora, che cos'è la complessità di Kolmogorov? Allora, P è un programma, P trasbar è la lunghezza del programma, quanto è lungo questo programma? Ed è la lunghezza del più piccolo programma, del programma più corto che genera la stringa. Cioè, se volete, se una cosa è semplice la posso descrivere, questo è un programma, il programma è semplice, se no se è complicato il programma sarà complicato. Allora, questa complessità ha due aspetti, ci sono i primi risultati di questa teoria è uno, che è un buon risultato, che diciamo che è una buona notizia, che questa definizione dipende molto poco dalla macchina universale, che potrei cambiare macchina universale, però se cambio macchina universale cambia di poco, ora vediamo. E poi una brutta notizia, non so se è brutta, che in effetti questa cosa non è calcolabile. Cioè, se vi do una stringa, qual è questo numero? Non lo so. Quindi in questo caso la complessità è un numero, 37, non so, ok? Solo che questo numero non è in genere calcolabile. Tra parentesi, il non essere calcolabile mette in evidenza la differenza fra misura dinamica e misura statica di complessità, perché io potrei avere un programma molto corto che però viene eseguito in un tempo lunghissimo, perché uno potrebbe dire: com'è che non posso vedere qual è il più piccolo programma? Comincio dai programmi piccoli, programmi fatti da un carattere, e vedo se genero la stringa. Il tutto sta nel vedo se genero la stringa, perché il programma corto lo metto, anche se il programma è corto, lo do come input alla macchina universale di Turing e questa può girare un tempo arbitrariamente lungo. Quindi io non so quando fermarmi e dire: no, questo programma non mi dà il risultato. Quindi questa è la differenza. Ecco, questo è quello che dicevo, c'è l'indipendenza dalla macchina universale, cioè se cambio macchina la differenza è una costante che dipende solo dalle macchine, quindi è. Poi una cosa interessante, per esempio, si può dire: quando è che una parola è casuale? Una parola è casuale se la sua complessità è esattamente la lunghezza della parola. Cioè il modo più economico per dare quella parola, quella sequenza, è dare la parola stessa, perché non la posso descrivere in modo più compatto. E questa, diciamo, poi è alla base di tutta una serie di sviluppi che riguardano il calcolo delle probabilità. Diciamo, questa definizione è anche alla base di quella che si chiama la teoria algoritmi dell'informazione, in quanto posso dire: se quello è il più piccolo programma per descrivere quella stringa, in qualche modo è una versione compressa della stringa, quindi diciamo è il contenuto di informazione della stringa. Quindi tutto questo si può interpretare in termini di compressione dei dati. Cos'è il compressore ideale? Il compressore ideale è un algoritmo che per ogni parola produce il programma di lunghezza minima per quella parola. Però da quello che ho detto prima, il compressore ideale non esiste.
Questo, se volete, vuol dire che da un punto di vista della tecnologia, voi sapete, ci sono molti compressori, G-Zip, B-Zip, che voi usate. Nessuno può dire questo è il compressore migliore che esiste, ok? Quindi diciamo, se volete, non esiste il compressore ideale, tutti i compressori che ci sono in giro sono approssimazioni del compressore ideale e si può fare sempre meglio, non si può dire non si può fare meglio di questo compressore. E tra parentesi, non si può decidere se una parola è casuale, questo oltretutto è una cosa importante perché tutta una serie di cose, se io ho mescolato un mazzo di carte e ti dico è ben mescolato, tu non puoi mai sapere se è ben mescolato o non è ben mescolato, quindi posso barare a poker, insomma, in teoria. E da un punto di vista più generale, questa, diciamo, questa definizione di Kolmogorov ha una serie di conseguenze, per esempio in inferenza induttiva, per esempio nelle scienze empiriche, scoprire una legge a partire da un insieme di dati. Cos'è una legge? È una specie di quello che sarebbe nel linguaggio che ho usato prima, un programma, una regola che mi dice come generare quei dati, come generare quella stringa. Quindi, se volete, questo è il risultato, quindi diciamo l'andare data una stringa, se volete, o dal punto di vista della compressione dei dati, comprimerla, vuol dire trovare una qualche regolarità interna che me ne fa dare una descrizione più corta. Ok? Allora, il risultato negativo di cui vi ho parlato prima, che non si può determinare qual è il programma più corto, ovvero che non si può che non esiste il compressore ideale, per esempio, si può interpretare in questo contesto. Voi sapete che c'è la famosa quello che si chiama il rasoio di Occam, che fra tutte le leggi compatibili con i dati si sceglie la più semplice, però non c'è un metodo, ho detto metodo uniforme, non c'è un algoritmo, un metodo uniforme per decidere quale sia la legge più semplice. Quindi, se volete, questa sembra una brutta notizia, però diciamo evidenzia il ruolo della creatività nella ricerca scientifica, che se noi avessimo, c'è un insieme di dati e c'è una specie di algoritmo che mi dice questa è la legge, questa è la legge più semplice, non esiste questo algoritmo. Se volete, ci sono molte interpretazioni di questa teoria di Kolmogorov, per esempio l'apprendimento diciamo, è una forma particolare di inferenza induttiva. Per esempio, c'è il fatto che è ritenuto dai linguisti molto sorprendente, che è anche all'origine, è stata fra le motivazioni con cui Chomsky ha fatto i suoi famosi modelli di grammatica. E la cosa sorprendente è come che un bambino, ascoltando delle frasi, cioè essendo immerso in un ambiente in cui si parla una lingua, impara la lingua. In cui imparare la lingua non vuol dire memorizzare le frasi, vuol dire ricavarsi una sintassi della lingua. Quindi fa una specie di processo induttivo, come lo scienziato che scopre le regole, scopre le leggi. È la rapidità con cui un bambino impara una lingua che è in contrasto con l'indecidibilità dimostrata da Kolmogorov, cioè non posso trovare la regola più semplice. Questo vuol dire che i modelli linguistici sono modelli che devono avere delle caratteristiche particolari, quindi apprendimento della grammatica di una lingua a partire dall'ascolto di un certo numero di frasi. Quindi, diciamo, vi ho dato tutta una serie di suggestioni che sono appena accennate, chiaramente ognuna di queste avrebbe bisogno di spiegazioni molto più diffuse, quindi diciamo più che altro per suscitare la vostra curiosità. Chi vuole poi mi può contattare, può venire qua, sto al Dipartimento di Matematica, e possiamo discutere. Era unicamente per dare questi flash. Quindi la conclusione è che la nozione di complessità ha diverse formalizzazioni che non sono equivalenti, sebbene sono collegate, ci sono dei collegamenti. Queste diverse formalizzazioni veramente aprono tutta una serie di scenari che riguardano sia applicazioni o anche molte cose della vita moderna, per esempio tutta la sicurezza dei sistemi, eccetera, sia hanno delle interpretazioni, creano delle suggestioni anche in altri rami
della scienza e non solo della scienza, per esempio in linguistica, quindi diciamo io mi fermerei qua.